Radio Universal, la radio ufficiale del Chievo Verona. Tutte le radiocronache in esclusiva. È cominciata la stagione del Chievo Verona 2016-2017 con il ritiro a Brentonico. Le voci dei protagonisti. Stefano Sorrentino. No, ragazzino no, anche perché i capelli bianchi e la barba bianca dicono tutto. Anche perché fra poco fate il club di quelli dei 79, vero? Si vede che è una bella annata. Adesso non me ne intendo di vini, però almeno di calciatori vuol dire che è una bella annata. Funziona ancora bene, si è visto nelle ultime annate lontano da Verona. Sì, fa piacere che dici questo. Il mio obiettivo è quello di parare, il mio lavoro, quindi cerco di farlo nel miglior modo possibile. Inevitabile la domanda su questo tuo ritorno dopo tutto quello che si era detto quando sei andato via a Palermo. Cosa c'è dentro di te in questo momento, in questo ritorno? C'è tanto entusiasmo. Se ho deciso di tornare, devo prima di tutto ringraziare il presidente. Sappiamo benissimo come ci eravamo lasciati, però io e lui avevamo chiarito quasi subito, quindi lui ha capito la mia esigenza in quel momento. Sono cose che risalgono oramai a 4 anni fa, quindi secondo me non è neanche corretto tornarci sopra. La cosa importante è che, se con tutto quello che c'è stato e con tutto quello che si è scritto, che si è detto, oggi sono qua e lui mi ha rivoluto a 37 anni facendomi un contratto di tanti anni, vuol dire che la colpa non era solo la mia. E visto che ci sono tante altre persone che all'epoca c'erano e adesso non ci sono più, secondo me è giusto chiudere il discorso guardando avanti e pensando nel miglior modo possibile per il futuro. Però c'è questo gruppo di tifosi che su web ha messo "non diamo via Bizzarri, no Sorrentino". Come si fa fronte a questo? Bisogna vedere sempre chi scrive. Il web, lei me lo insegna meglio di me, è pieno di gente che scrive dietro una tastiera. Io ho giocato due volte, anzi tre, perché una volta anche con lei la squadra a Verona. È finita la partita, sono uscito tranquillamente con le mie gambe, con la mia macchina parcheggiata fuori dallo stadio e nessuno mi ha detto niente, nessuno mi ha fermato, anzi due persone mi hanno fermato la prima volta. E sono due tifosi del Chievo, un certo Raffaele che mi ha chiesto spiegazioni, io ho chiesto le cose come stavano, e un altro ragazzo. Quindi io ho sempre detto le cose in faccia, probabilmente non vengo apprezzato per questo, ecco. Quindi quello che ti posso dire è che dagli spalti o dietro il web è facile scrivere. Ho giocato contro il Chievo sia a Palermo che a Verona, ti ripeto, e anche a Palermo le ho beccate all'aeroporto insieme, loro prendevano il volo nell'imbarco di fianco al mio, non c'è stato mai nessuno che mi ha detto nulla, che poi dopo adesso hanno iniziato a scrivere sul web, possono scrivere cosa vogliono. Quello che a me dà più fastidio di tutti quanti è che, oltre a leggere io determinate cose, le legge anche la mia famiglia e i miei familiari. Se vogliono scrivere per quanto riguarda il calcio giocato va benissimo, per quanto però riguarda la vita privata e scrivere determinate cose o determinate minacce, credo che ci sia un limite a tutto. Ma c'è un caso Meggiorini che parla chiaro, lo osteggiavano all'inizio, è il più amato forse. No, ma non è giusto neanche confrontarsi o rapportarsi con gli altri. Io sono io e il mio caso è diverso da quello di Meggiorini. Come ti ho detto prima, io dico sempre che la croce si fa con due bastoni, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, e se oggi sono qua a 37 anni dopo tutto il casino che è successo 4 anni fa, vuol dire che la colpa non era solo mia. In definitiva, che stagione ti prepari con questa squadra? Una stagione importante, mi conoscete un po', io sono uno molto ambizioso, sono uno molto critico, quindi l'anno scorso il Chievo ha fatto benissimo, con un nono posto, con tanti punti, con tante vittorie, e quest'anno da parte mia c'è l'obiettivo di potermi migliorare, di poterci migliorare, di arrivare più su dell'anno scorso. Grazie. A voi. Ti aspettavi in qualche modo, dopo la stagione che hai fatto, perché comunque è stata una stagione importante, di avere una chiamata, o non ci hai mai pensato da parte di Conte? La chiamata ci sperano tutti, è normale che, avendo fatto l'ennesimo grande campionato, a un certo punto uno ci spera anche, però io credo che con tutti i problemi che abbiamo avuto durante la stagione, quello è andato a influire un po' sulla scelta, anche se non ho mai avuto nessun segnale, quindi non sono mai stato molto preso in considerazione, ma va bene così,
io dico sempre che la mia nazionale è la squadra per la quale gioco, quindi io sono pagato per il Chievo in questo momento e devo far bene per il Chievo. Ti è dispiaciuto lasciare Palermo dopo che ne eri diventato una sorta di leader, dopo tutto quello che è successo, oppure c'era effettivamente la voglia di un'esperienza nuova? Guarda, la mia storia parla chiara, io non sono mai stato pochissimo tempo in una squadra, sono sempre stato nei periodi molto lunghi. Il dispiacere c'è perché la gente mi amava e ero il capitano, poi dopo una stagione come questa qua difficilmente uno la dimentica, però era arrivato anche il momento di dire basta e di cambiare. La salvezza è stata la ciliegina sulla torta e ho preferito cambiare, soprattutto perché avevo un conto in sospeso con il presidente e quindi mi sembrava giusto ritornare qui. E c'entra ovviamente comunque anche la parte familiare di avvicinarti un po' più al nord? La parte familiare c'è o non c'è? Io sono un calciatore, quindi ho avuto richieste anche dall'estero, che quelle le ho rifiutate perché si andava troppo lontano, però sono stato 3 anni e mezzo a Palermo, quindi la parte familiare c'è, ma non è andata ad incidere mai le mie scelte, perché c'era anche il giorno che ho scelto di andare a Palermo, quindi la mia scelta è stata fatta solamente una scelta di rispetto, una scelta anche di stima verso il presidente, perché comunque il nostro è un rapporto stupendo e quindi mi sentivo in debito con lui, ecco, avevo tante richieste anche di squadre importanti, però ecco, la prima scelta è stata il Chievo, è stato parlare con lui, capire quali erano le loro intenzioni e non ho avuto dubbi. Sentire queste parole davanti oggi a 200 persone, sentire dire è così importante per me, c'ha dei valori incredibili, ti ha quasi commosso? No, sì, mi ha fatto molto piacere, ma già solamente il fatto che dopo il caos di 4 anni fa mi ha ripreso e mi ha fatto 3 anni di contratto a 37 anni, la dice tutto. Senti Stefano, nuova avventura è sempre difficile, ma tornare, dicono che i ritorni non funzionano mai, tu in che cosa credi invece? Nel lavoro e credo in me stesso, non c'è altro da aggiungere. Anche nell'inserimento di una squadra che ha fatto vedere che la principale nota che suona bene è quella che tutti eseguono come un grande concerto, non tanto come solisti ma come squadra che funziona bene insieme. Beh, il portiere fa parte della squadra, quindi di solisti non ce ne sono. So come sia l'ambiente, per me è ritornare dove, in un ambiente dove ho dato tanto, dove questo ambiente mi ha dato tanto, quindi conosco la maggior parte delle persone, conosco la maggior parte anche dei compagni di squadra, quindi per me non è un cambiare radicalmente, ma è un tornare in un posto familiare. Che cosa hai trovato di particolarmente diverso rispetto a quando sei andato, come ambiente, come sensazione iniziale? Intanto la presentazione è un posto nuovo, che è stata la prima cosa, poi l'avete già detto voi prima le domande, il Bottagisio completamente diverso, alcuni dirigenti che non ci sono più e basta, però la cosa più importante è il presidente che ha costruito questa piccola macchina da guerra e noi siamo dentro questa macchina per cercare di arrivare più in alto possibile. Un messaggio diretto ai tifosi che ti stanno ascoltando? Il messaggio diretto è che devono giudicarmi sul campo, come ho detto prima, quello che è stato 3 anni e mezzo fa appartiene al passato, io sono uno che non guarda mai indietro, bisogna guardare avanti, come ho detto prima qualche tuo collega, se il presidente mi ha rivoluto a tutti i costi, nonostante le ottime stagioni di Bizzarri, è perché molto probabilmente crede in me, l'ha detto prima quando qualche tuo collega gli ha fatto qualche intervista. Nulla, sono andato via 3 anni e mezzo fa, c'erano altri dirigenti, c'erano altre persone, quindi le cose sono cambiate, come ti ho detto non è giusto tornare indietro, anche perché se no si entra in un vortice da cui non si finisce più. Io riparto con tanto entusiasmo, con tanta voglia, poi non si può star simpatici a tutti, quindi, ma questo penso che faccia parte della vita quotidiana in qualsiasi ambito lavorativo. Grazie. Ciao.